Amici di Radio Speranza in Blu, nuovo appuntamento con servizi e interviste, la nostra rubrica di approfondimento che in questo appuntamento vi porta a Bolognano, in provincia di Pescara, dove ha sede un importante centro di riabilitazione gestito dalla Fondazione Paolo VI di Pescara e il centro di riabilitazione ad alta intensità che accoglie soprattutto pazienti provenienti dalle unità operative di rianimazione di neurochirurgia nelle prime fasi successive all'evento acuto, ma anche pazienti con esiti stabilizzati o parzialmente stabilizzati, meritevoli di ulteriori interventi riabilitativi o inquadramenti clinici. Un centro d'eccellenza della Fondazione Paolo VI che nella giornata di martedì 3 gennaio 2023 ha ricevuto la visita del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, accompagnato dall'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì. Una visita per conoscere meglio la struttura e per fare anche un'importante comunicazione, un annuncio ufficiale che riguarda un po' tutte le onlus, ovvero l'esenzione dal pagamento dell'IRAP, un'agevolazione che riguarderà dunque tutte le onlus, com'è proprio la Fondazione Paolo VI. E allora ascoltiamo le parole del presidente della regione Marco Marsilio. Ho voluto iniziare l'anno con questa visita, raccogliendo l'invito del vescovo. Questo è un centro che gestito dalla Fondazione Paolo VI, della diocesi di Penne Pescara, una presenza molto molto preziosa e importante per il territorio. In questo caso siamo anche in zone interne, cioè riesce a essere vicino a quelle parti di territorio dove spesso le istituzioni fanno fatica ad arrivare e ad assistere i propri cittadini. E l'ho voluto fare anche a pochissimi giorni dall'approvazione del bilancio, nel quale c'è una norma della quale siamo molto orgogliosi, che è quella che ha esentato il pagamento delle tasse dell'IRAP per tutte le associazioni e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cioè fondazioni come queste che offrono assistenza, gestiscono malati anche di altissima complessità, qui ci sono persone in coma, in malati terminali, situazioni veramente drammatiche, oltre che la normale riabilitazione e fisioterapia. E pensare che strutture di questo genere, che non fanno un euro di margine e un euro di lucro, perché per statuto e per costituzione reinvestono tutti i proventi nell'assistenza sociale, dovevano pagare fino all'ultimo anno le tasse come le pagano le cliniche che fanno, diciamo, che sono società per azioni o società di lucro o qualunque altra attività commerciale di lucro, era davvero un'assurdità. Noi abbiamo di fatto lasciato nelle tasche, nelle casse delle associazioni di volontariato e delle onlus fondi che non dovranno più versare per pagare tasse, ma che verranno direttamente reinvestiti per dare ossigeno all'assistenza sociale, all'assistenza ai fragili, in un periodo peraltro fortemente caratterizzato da una crescita della povertà, delle fragilità e delle marginalità sociali. Ecco, tra l'altro emerge da questa visita anche una forte sinergia con la sanità pubblica. Naturalmente, questa è una visione integrata di offerta sanitaria che insieme in collaborazione, in stretta complementarietà con il lavoro che fa l'azienda sanitaria locale di Pescara, ma anche tutte le altre aziende del territorio abruzzese, perché questo diventa per alcune tipologie un centro di riferimento non soltanto provinciale ma regionale, e quindi fa parte del Servizio Sanitario Nazionale in maniera convenzionata. Il presidente Marsilio è stato accolto innanzitutto dal sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, insieme al direttore generale dell'ASL di Pescara Vincenzo Ciamponi, oltre che dai vertici della Fondazione Paolo VI, in primis il direttore generale Giorgio Ferrara e il presidente Peppino Polidori, con cui abbiamo parlato dell'importanza dell'agevolazione fiscale ottenuta e delle prospettive future per i centri della Fondazione Paolo VI. Presidente Polidori, dunque una visita importante, quella del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio presso il centro di riabilitazione di Bolognano, centro ad alta intensità che, come ha ricordato lo stesso Marsilio, accoglie pazienti anche particolarmente gravi, anche con esperienze di coma, tracheostomizzati, insomma una visita importante in un centro d'eccellenza che il presidente stesso ha definito importante per l'interno del pescarese, un centro che insomma è fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello della Fondazione Paolo VI. Sì, ha perfettamente ragione, questa è stata una visita che mostra come l'istituzione regionale sia attenta ai temi del territorio.
sicuramente costituisce un passo in avanti nel confronto sui problemi della sanità e dell'assistenza. In particolare, come lei ha detto e come ha riconosciuto anche il Presidente, nelle aree interne e montane, perché è evidente che fare sanità nelle aree interne richiede più attenzione e più risorse rispetto che alle zone costiere. E la Fondazione si caratterizza proprio per i suoi centri che sono dislocati in tutta la regione, tutto il pescarese e anche nel Chietino. Il centro di riabilitazione di alta intensità di Bolognano è un centro che è stato apprezzato dal Presidente della Regione, il quale si è fatto accompagnare anche dall'assessore alla salute Nicoletta Verì e anche dal direttore generale della ASL Vincenzo Ciamponi, e tutti hanno avuto parole di elogio per il nostro centro. Ecco, un centro che svolge un'attività importante per una fondazione Onlus. Sappiamo anche la sanità afferente alle realtà cattoliche vivono un periodo anche difficile, perché insomma la crisi si fa sentire anche in ambito sanitario, ma la Fondazione Paolo VI tiene duro e ha centri d'eccellenza in tutta la regione. Quali sono le prospettive per il futuro? Certo, è un periodo di crisi, diciamo, veniamo fuori da una pandemia, devo dire che la pandemia morde ancora e dopo la pandemia abbiamo avuto il caro energie. Per fortuna adesso c'è un piccolo spiraglio e per questo ho avuto modo di ringraziare anche il Presidente della Regione, il quale ha nell'ultima legge finanziaria ha esonerato le Onlus dal pagamento dell'IRAP, e questo è un contributo che agevola molto le Onlus, in particolare da Paolo VI, che ha molti dipendenti. Di quanto alleggerisce, per capire, quanto è importante questa agevolazione fiscale rispetto al passato? Fondi che resteranno nelle vostre casse e potranno essere reinvestiti negli approcci terapeutici, nelle cure verso i pazienti. Noi stiamo facendo, questa è una notizia di questi giorni ed è stato il Presidente che ce lo ha anticipato. Ora, un conteggio preciso non sono in grado di farlo, proprio perché la legge addirittura non so se è stata pubblicata proprio in questi giorni, oggi o ieri o oggi è stata pubblicata, perché durante non ho avuto modo di vederla, e quindi questo calcolo preciso non glielo so fare, però ha un'incidenza importante perché si tratta di una imposta, se vogliamo, da tempo avversata, proprio perché è un'imposta che viene che va a incidere sul numero dei dipendenti che la fondazione o anche le imprese, per quanto riguarda le imprese commerciali, hanno. Per cui invece di essere agevolati e premiati per il fatto di assicurare lavoro, questa imposta va a incidere proprio su questo settore. Per cui questa inversione di tendenza, che poi è un esonero che è previsto per 3 anni, dà ossigeno a quelle Onlus che in effetti prestano la loro attività senza scopi di lucro e che investono non solo le risorse che provengono dal pubblico, ma anche le risorse proprie e le risorse che provengono anche da tutte quelle persone, da tutti quei volontari che pure prestano la loro attività a favore della collettività. Per cui era un passaggio che noi aspettavamo da tempo ed è arrivato. Comunque è un passaggio che sicuramente in ordine di grandezza, consideri che noi dobbiamo pagare, in precedenza pagavamo il 3,8% l'IRAP sull'incidenza sui costi del personale, per cui sono importi rilevanti in considerazione del numero dei dipendenti e delle attività
che la Fondazione svolge su tutto il territorio e sui vari centri che si dislocano non solo nella provincia di Pescara, ma anche in quella dell'Aquila, dove abbiamo il centro di Raiano, e in quella di Chieti, dove abbiamo il centro di Sant'Agostino. Ecco. Per cui è una bella boccata d'ossigeno, diciamo, ecco. E abbiamo avuto modo di ringraziare la Regione per questo riconoscimento, non solo alla Paolo VI, naturalmente, il riconoscimento per tutte le onlus che noi abbiamo condiviso con loro. Certamente, si può ora guardare più serenamente al futuro. E a tal proposito, quali sono le prossime sfide, nuovi obiettivi? La Paolo VI, ricordiamo, ha combattuto battaglie importanti, è all'avanguardia nella riabilitazione, per esempio, dei pazienti autistici, tanto per dire un esempio. Allora, quali sono le prossime sfide che riguarderanno i centri della vostra fondazione? Noi stiamo investendo nel futuro e contiamo di andare incontro sempre più ai nostri assistiti e alle necessità del territorio. Lei ha ricordato la nostra specializzazione, la nostra, diciamo, la nostra attività nell'aiutare i ragazzi con lo spettro autistico, e in questo settore già l'anno scorso abbiamo avuto anche un incontro addirittura con il ministro, un incontro a livello nazionale sullo studio di questa problematica. E adesso ci stiamo rivolgendo anche su altri settori e stiamo sfruttando, diciamo, questo momento di crisi per rilanciare gli investimenti e per consentire di superare la crisi con nuove iniziative. E noi glielo auguriamo davvero di cuore. Grazie davvero a Peppino Polidori, presidente della Fondazione Papa Paolo VI, per essere stato con noi a Radio Speranza. Grazie a lei e buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. E con questo è tutto. Davide De Amicis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura un buon proseguimento in compagnia di Radio Speranza in Blu.